Allora, io do la parola a Francesco Ragnolo, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che qui tutti conoscono e che quindi non ha bisogno di alcuna presentazione. Grazie Piero, grazie Presidente. Io però devo disattendere il protocollo istituzionale, nel senso che inizio, vi dirò poche cose perché abbiamo un po' di, i tempi sono stretti, ma devo iniziare con un fatto personale. È inutile che ci giriamo attorno, in realtà se noi siamo qui in questi giorni anche per festeggiare il Presidente, Piero Fantozzi. E questo lo dico come fatto personale perché non ne sarei del tutto sicuro che sono arrivata a Cosenza per Piero Fantozzi. Non ne sono del tutto sicuro. Sono sicuro che sono rimasto per Piero Fantozzi. Per l'accoglienza che Piero e Sandra ci hanno dimostrato, per l'affetto, la stima, ci hanno fatto sentire a casa ed è per questo motivo che, sia pure dopo un po' di tempo, anche mia moglie mi ha seguito in questa, diciamo, scelta. Quindi primo certo, ci mancherebbe. No, perché io mi sono ben guardato a salutare Fantozzi, ma siccome è il nostro ghiaccio tu, allora me l'ero preparato per domani, ma devo fare un piccolo omaggio. Ecco, questa il bello della diretta. Questo è il nostro simbolo, lo ricordiamo, contiene sempre la simbolo del per la nostra amicizia nata in ogni caso ci vediamo anche noi. Ma le mie giornate sono lunghe, quindi fatto personale, togliendo il fatto personale ritorno un po' al mio ruolo diciamo di direttore del dipartimento. Beh, non posso essere che onorato del fatto che oggi in fondo inauguriamo l'anno accademico con un importante convegno di sociologi politici. Dall'altra parte abbiamo anche i sociologi della vita quotidiana, ma in realtà qui trovo tanti amici perché in realtà l'AIS, la sezione di sociologia politica, ha molto a che fare con la scienza politica, in più occasioni ci troviamo. Quindi un'occasione di trovare tanti amici, ma di offrire anche ai nostri studenti, ai nostri colleghi, e al contesto una riflessione importante su un tema sul quale dico una battuta che appunto mi sembra rilevante, politica e diseguaglianza. Gli estensori della nota che accompagnava il programma hanno calato questo tema nella tensione che c'è, diciamo, negli ultimi 2 secoli tra una realtà in cui la politicizzazione ha avuto un ruolo prevalente nel regolare i processi sociali a una fase dell'ultimo Novecento, o meglio del XXI secolo, in cui invece questa capacità di regolazione della politica è venuta meno. Nelle relazioni di oggi avremo modo di domani, ma anche di oggi, avremo modo di tornare su questo tema. Io però volevo sottolineare come forse la cosa ancora più complessa in una battuta molto rapida. Innanzitutto il tema mi sembra interessante, politiche e diseguaglianze, perché in fondo, se ci pensiamo bene, come ci ha insegnato Rockan, ma ancora prima la letteratura che si richiama a Marx o anche a Zimmel, il ruolo delle diseguaglianze nel produrre la politica. Cioè le diseguaglianze fanno la politica, specialmente quando le diseguaglianze si cristallizzano in fratture. Ma questo sarebbe soltanto un primo livello del nostro discorso. Dall'altra parte la politica produce diseguaglianze essa stessa nella distinzione tra governanti e governati, come ci ha insegnato in fondo la scienza politica, da Mosca in poi, produce diseguaglianze per esempio, come ci ha insegnato la letteratura comparatistica, quando si guarda per esempio alla esperienza dei regimi autoritari, non solo dei regimi autoritari. In fondo uno dei temi che è quasi diventato un luogo comune politologico degli ultimi anni, che Zemmour e Robinson quando parlavano delle elite estrettive che caratterizzavano il fallimento delle nazioni, era appunto legato a elite politiche che producono diseguaglianze, che alimentano politicamente delle diseguaglianze. E infine, e questo forse l'altra faccia, l'ambivalenza
la politica al tempo stesso, specialmente quando assume le sembianze della politica democratica, si pone un problema di ridurre le diseguaglianze. In fondo, gran parte della storia, almeno fino alla fine del Novecento, fino all'abrigo del XXI secolo, dello Stato sociale, della democrazia rappresentativa, è una storia di emancipazione, è una storia di riduzione sistematica delle asimmetrie e delle diseguaglianze. Quindi il tema mi sembra un tema molto interessante, che tocca alcuni nervi centrali della politica di oggi, ma tocca anche il contributo dei classici, che in qualche modo possono ancora guidarci nel dipanare questa materia. Io mi fermerei qui e quindi ripasso la parola a Piero Fantoni.